Aveva appena 19 anni Filippo Ceravolo e la sera del 25 ottobre del 2012 si trovava sul sedile passeggero di un'auto guidata da un altro ragazzo a cui aveva chiesto un passaggio. Ci fu un agguato, furono esplosi molti colpi. Il vero obiettivo di quell'agguato mafioso era il conducente rimasto illeso, non Filippo, che per un tragico errore si trovò a perdere la vita nel fiore della giovinezza. 11 anni dopo si vuole tenere vivo il ricordo di Filippo per continuare a chiedere quella giustizia che ancora non si è compiuta, consegnando gli esecutori di questa che è un'ingiustizia. Il padre Martino, come tutta la famiglia, non si è mai rassegnato, continua a chiedere, piange la morte ingiusta e prematura di questo ragazzo. Ed anche quest'anno, come ogni anno, il 25 ottobre in tanti si sono radunati nella piazza di Soriano, soprattutto tanti giovani, per ripetere la richiesta di una giustizia di quella famiglia e tutta la comunità continua ad avere sete. La richiesta di giustizia vuole essere una risposta da dare a tutta Soriano che non è mafiosa. Sì, la risposta a tutto Soriano non è mafiosa, sono quegli assassini che hanno ucciso Filippo e hanno rovinato l'intera comunità. Sono 11 anni e i ragazzi oggi hanno dimostrato con le preside, con le scuole, con tutti quanti, che gli sono stati loro che, diciamo, il messaggio noi dobbiamo portare la risposta per queste tragedie che hanno ucciso Filippo Ceravolo. Tu non ti rassegni, vuoi questa giustizia per che tutto il territorio si possa riscattare. Io ho promesso a mio figlio che lotterò per avere giustizia e l'avrò, a costo pure a darmi fuoco, perché non ho chiesto la vendetta. La vendetta non la voglio, io voglio la giustizia di mio figlio, perché hanno dimostrato tutto il popolo, tutti i ragazzi delle scuole, tutte le vittime che oggi siamo noi, abbiamo vinto noi e la mafia ha perso. Oltre agli interventi degli studenti, significativi sono stati i ricordi personali, perché con il mondo della scuola e del comune di Soriano, anche quello di Gero Carne è voluto essere partecipe all'organizzazione di questo evento, presente il presidente del consiglio comunale, suo personale amico. Oggi nella veste istituzionale di presidente del consiglio comunale di Gero Carne, ma ieri coetaneo e amico di giochi di Filippo. Sì, con Filippo, oltre ad aver frequentato, diciamo, la stessa scuola, ci passiamo un anno, io sono del 92, lui è del 93, abbiamo frequentato anche insieme la scuola calcio con Cadoro a Gero Carne. Ed era davvero un ragazzo speciale, come è stato descritto, un ragazzo bravo, un ragazzo generoso. Ecco, il sindaco nella sua lettera ha riportato il fatto che a scuola portava le caramelle, i torroncini e condivideva con tutti noi. E poi, essendo che aveva anche una casa un po' più spaziosa, spesso ci invitava, giocavamo a casa sua, no? Era davvero un ragazzo che rispecchia tutto ciò che si dice nelle testimonianze. Oggi dirigente scolastica dell'Omnicomprensivo di Soriano, ma ieri insegnante di Filippo. Assolutamente sì, l'incontro con Filippo è avvenuto tanti anni fa, in un primo liceo Capialbi, quando ancora insegnavo inglese, prima ancora della mia esperienza da dirigente scolastico, e rimane un ricordo bellissimo di un ragazzo con occhi carichi di vita e di verità, che oggi non c'è più, ma che sicuramente sta continuando ad agire nella ricerca della legalità e della verità che anima questo territorio.